Siamo a Milano, alla Bicocca. Da più di un secolo qui c'è la Pirelli. Queste pareti intrise di storia oggi ospitano ancora la sede centrale mondiale, gli uffici amministrativi e il magnifico archivio. Non sono in molti a sapere, però, che qui c'è anche un mondo al di là della superficie e delle apparenze. Sì, perché la Pirelli ha dei laboratori segretissimi dove regna l'ingegneria e soprattutto dove si progettano le gomme di domani. Accedervi è praticamente impossibile. Ci sono misure di sicurezza degne di Alcatraz, tornelli, codici segreti, porte blindate. Per renderli ancora più impenetrabili, li hanno costruiti nelle viscere della terra, diversi metri sotto il livello stradale. Perché il luogo dove andremo non ha finestre ed è impossibile da vedere, a meno che non siate arrivati fino a qui. Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata delle Industrie Speciali, perché si dia il caso che ho rimediato un badge e, come sempre, vi porto con me. Oggi la progettazione degli pneumatici si affida sempre di più al virtuale, alla modellazione 3D, ma in alcuni casi è ancora necessario costruire realmente i prototipi delle gomme per poi metterle alla prova. Ed è qui che entra in gioco questo magico laboratorio. Qui lavorano su tre turni, quindi anche di notte, 100 persone tra tecnici e ingegneri, con un unico obiettivo: sviluppare i pneumatici Pirelli di domani, dalla bici alla Formula 1. Il ritmo di lavoro è impressionante. Qui si fanno 150 test al giorno, 40.000 in un anno. Il disegno del battistrada, frutto di modelli matematici molto complessi, viene studiato a tavolino, ma a un certo punto deve trasformarsi da virtuale a reale, quindi deve essere impresso su uno pneumatico. Lo si fa qui grazie a questa tracciatrice laser super sofisticata. Questa macchina incredibile è in grado di trasferire il battistrada, anche quello più complesso che si sono inventati gli ingegneri italiani, su uno pneumatico in 30 minuti. Lo vedete verniciato di bianco perché in questo modo la tracciatura del disegno del battistrada risalterà di più, si vedrà di più. E allora diamo fuoco alle polveri. Ho trovato il tasto del potere e allora giù tutto, che gli pneumatici non si tracciano mica da soli. Via! Ma il laser fa solo una tracciatura, l'incisione è nell'ordine del decimo di millimetro. Per ottenere il battistrada vero e proprio, che è molto più profondo, fino a 6-7 mm, ci vuole un intervento diverso, incredibilmente manuale. È qui che intervengono gli sgorbiatori, si chiama così questa nobile arte, un nome che deriva
da questo attrezzo che si chiama per l'appunto sgorbia. Eccolo qui. Come funziona? Beh, la chiave è questo elemento di rame centrale che viene scaldato e quindi permette di incidere, di andare a scavare lo pneumatico sulla traccia impressa proprio dal laser. Può sembrare semplice, ma non lo è, perché bisogna seguire pedissequamente il modello dello pneumatico, del disegno del battistrada, e quindi rispettare la profondità di tutti gli incavi e anche l'inclinazione, perché ovviamente il battistrada ha delle forme particolari. Per questo bisogna, prima di iniziare a lavorare, sagomare ogni lamella in base alle forme che dovremo andare a realizzare. È un lavoro che richiede una pazienza infinita, perché qui bisogna scolpire anche pneumatici enormi, pensate quelli di un grandissimo SUV ad alte prestazioni, che ne so, da 23 pollici, in quel caso il lavoro di sgorbiatura richiederà fino a 5 giorni di lavoro per una gomma, poi bisogna scolpire le altre tre. Giovanni, di pazienza ce ne vuole. Sì. Adesso ho l'onore di essere sgorbiatore per un giorno, almeno ci provo, speriamo di non fare troppi danni. Allora, punto la mia sgorbia qui e poi con questo movimento dovrei riuscire a togliere questo lembo di gomma. Ce l'ho fatta, vabbè, non è proprio drittissimo, però buona la prima. In realtà ci vuole una grandissima professionalità per non fare un lavoro approssimativo come quello che ho fatto io. Ci vogliono mesi, se non anni, di esperienza. Per diventare un abile sgorbiatore bisogna essere affiancati prima da una figura senior per almeno 6 mesi. 6 mesi in cui per 8 ore al giorno si prova a incidere uno pneumatico come ho fatto io, senza mai fermarsi. Quindi, vabbè, meglio lasciare il mestiere a chi lo sa fare davvero. E qui si vede la differenza tra un pro e un pivello. Queste due sono quelle che ho fatto io, un po' così creative, ondulate. Queste perfette sono quelle del pro. Insomma, più che degli artigiani, dei veri e propri artisti, pensate il livello di complessità quando bisogna andare a scolpire, per esempio, un pneumatico invernale che di intagli ne ha a migliaia, degli artisti al punto che ogni tanto si concedono dei fuori programma. Guardate cosa ho trovato qui nell'archivio, un vero pneumatico di Formula 1 dove è stato inciso il leggendario tatuaggio che Lewis Hamilton ha sulla schiena. Doveva essere un regalo, un omaggio per la vittoria nel Gran Premio di Monza 2016. Poi quell'anno il solito Nico Rosberg ha guastato le feste, ha vinto lui e così la gomma è rimasta qui alla Pirelli. Per ora, fino a che non riuscirò a trafugarla. Non manca comunque il senso dell'umorismo, qui nei laboratori segreti Pirelli. In questo caso hanno deciso di allevare dei pappagalli. Dategli un po' di cibo, però. Vuoi produrre pneumatici ad altissime prestazioni? Beh, preparati perché dovrai testarli ad altissime velocità. Per farlo, la Pirelli si è dotata di questo mastodonte giallo. Che cosa fa? Fa girare gli pneumatici forte, molto forte, fino a 500 km orari. E non è che lo fanno così, un po' per sport, ma ha una vera utilità, visto che sul mercato la Pirelli ha omologato prodotti stradali che devono garantire performance e sicurezza fino a oltre 400 km orari. Indovinate voi nei commenti su quale auto. Come vedete, la macchina è predisposta per mettere per bene sotto torchio anche gli pneumatici della Formula 1. Qui ho una magnifica hard. Prima di tutto applica un carico allo pneumatico che può essere di 300
ma anche fino a 1000 kg, perché la macchina simula la downforce che una supercar o una monoposto di Formula 1 può arrivare a generare, quindi a scaricare sulle gomme. Verrà spinta contro il tamburo, a questo punto andrà a deformarsi nella zona in cui grava il carico. Lì si va a sviluppare chiaramente un'alta temperatura, anche superiore ai 100 gradi, ma soprattutto ora si va a verificare che le altissime velocità non vadano a produrre delle anomalie dovute alla forza centrifuga. Diciamo che bisogna controllare il grado di deformazione dello pneumatico alla massima velocità disponibile. E allora raggiungiamola. Scusate, ma non ho resistito. E quando mi ricapita? Ed è subito Gran Premio di Monza. Ora stiamo viaggiando a 300 km orari, guardate. E voi direte, ma come? Non è vero, è tutto un imbroglio. La gomma è completamente ferma. E invece no, perché si tratta di un'illusione ottica voluta dagli ingegneri Pirelli. Perché attraverso un particolare sistema di telecamere e di luci a LED riusciamo a visualizzare soltanto un solo frame della ripresa video in tempo reale. Quasi come se fosse una fotografia istantanea. In questo modo si può fare un'ispezione visiva dello pneumatico che sta girando a 300 km orari. Qui l'ingegnere quindi va a vedere se in ogni zona della gomma si verifica qualche anomalia, anche perché possiamo andare a scandagliare qualsiasi punto del mio pneumatico, non solo la zona della spalla, ma cambiando telecamere posso andare anche, per esempio, nella zona del battistrada. Pazzesco! In più la mia termocamera, l'immagine che mi restituisce è proprio quella che vediamo durante i weekend di gara in televisione. Quindi la temperatura ora più alta è in mezzo perché stiamo andando dritti, ma la testing area riesce anche a simulare le curve di un tracciato, per esempio quello di Monza. E allora lì andremo a vedere scaldarsi le zone dello pneumatico che vengono impegnate di più durante il carico in curva. Pazzesco! Aumentiamo un po' la velocità. Scommettiamo che una porta così non l'avevate mai vista. Non finisce più, in effetti. Oh, dov'è la porta? Guardate che roba. Perché vi sto portando dentro una sala molto speciale. Sentirete anche che cambia il modo in cui sentite la mia voce, perché questa è una camera semi-anecoica, quindi completamente fonoassorbente, insonorizzata e isolata dal mondo esterno. Semi-anecoica, perché in realtà una superficie non è stata trattata, che è quella dove poggio i piedi, il pavimento, ma tutto il resto è in grado di assorbire e quindi di non riflettere le onde sonore. Questa sala viene utilizzata per fare i test di rumorosità degli pneumatici. Sotto di noi c'è una ruota strada gigantesca di 2 metri che si occupa di far ruotare lo pneumatico, pensate, fino a una velocità massima di 150 km orari, tanta roba. E a questo punto una serie di microfoni molto sofisticati e posizionati ad arte dagli ingegneri Pirelli andranno a catturare tutte le vibrazioni dell'aria che poi a una certa frequenza si trasformano in un suono udibile dalle nostre orecchie. In questo modo riescono a verificare quanto rumore produca un nuovo modello di gomma, un nuovo prototipo. Un aspetto ancora più importante oggi, con la diffusione in massa delle elettriche, delle auto ibride, dove diventa ancora più importante ridurre il rumore di rotolamento degli pneumatici. Ma adesso facciamolo un po' di rumore. Portiamo il nostro pneumatico a 30 km orari. Giù tutto, via! Si muove.
Un laboratorio fantasmagorico come questo, a temperatura e umidità controllate, permette di avere sempre condizioni stabili e replicabili in modo da ottenere dati sensibili, veritieri e soprattutto paragonabili. Non essendoci interferenze dal mondo esterno, è pazzesco accorgersi di come cambia il suono prodotto dallo pneumatico in base al punto in cui ci mettiamo nella stanza. Non ci credete? Aguzzate le orecchie. Sulla ruota strada ci sono due tipi di superfici diverse, perché in questo modo si possono simulare due tipi di asfalto diversi, quindi più o meno ruvido, perché sapete che è un fattore che incide molto. Ovviamente qui l'obiettivo è andare a ridurre la rumorosità di rotolamento, così da avere auto sempre più silenziose nelle nostre città, ma senza andare a limitare tutte le altre prestazioni così fondamentali per uno pneumatico di alto livello, e quindi per esempio l'aderenza oppure la resistenza al rotolamento. Non è un lavoro facile per gli ingegneri. Ma un'area testing come questa ci dà l'occasione, più unica che rara, di capire quanto e come vada a cambiare la rumorosità di uno pneumatico quando si muove a 30 km orari oppure a 150 km orari. Il risultato è pazzesco, sentite qua. In questa stazione si va a misurare la resistenza al rotolamento, significa che si va a capire qual è la quantità di energia che quella determinata automobile avrà bisogno per muovere gli pneumatici, per farli rotolare. Il tamburo che trascina lo pneumatico è così grande, ha un diametro di 2 metri, perché soltanto in questo modo riesce a replicare nella maniera più fedele possibile le condizioni della strada. La Pirelli cerca di sviluppare gli pneumatici con la più bassa resistenza al rotolamento possibile, in modo che poi le automobili consumino meno benzina o meno elettricità se sono elettriche. Ma ovviamente anche in questo caso bisogna cercare di non andare a scapito delle altre prestazioni della gomma e quindi per esempio dell'aderenza. L'ideale è bilanciare le due cose, cioè ottenere la gomma con la più bassa resistenza al rotolamento e la più alta aderenza. Facile a dirlo, provateci voi a ottenerla. Qui vengono testati non solo gli pneumatici per auto e moto, ma anche quelli della gamma Pirelli Cycling, quindi per le biciclette. Ed è ancora più importante in questo caso ottenere un prodotto con una bassissima resistenza al rotolamento, in modo che poi il ciclista spenda meno energia e quindi faccia meno fatica a pedalare. Un aspetto particolarmente importante soprattutto nel caso in cui a pedalare sia io. A voi potranno sembrare delle semplici cabine di collaudo, ma in realtà qui ci troviamo sul ring, perché qui gli pneumatici vanno al massacro. Vengono fatti ruotare in condizioni di carico ben superiori a quelle di omologazione, fino a quando saranno completamente distrutti. Girano ad alta velocità costante anche per giorni, fino a una settimana. In questo modo la struttura dello pneumatico viene messa sotto stress e in pochi giorni si replicano le condizioni di una vita intera della gomma. Soltanto così si ottengono prodotti non soltanto performanti, ma anche sicurissimi, perché qui è vietato sbagliare. Stiamo scoprendo come sviluppare pneumatici
soprattutto passando dalla fase virtuale a quella reale, richieda un'alta complessità, ma soprattutto grandi investimenti. Questo bestione che vedete alle mie spalle è un laboratorio che contiene una macchina dal valore di più di 5 milioni di euro, un paio di Bugatti Chiron, giusto per non farsi mancare niente. Cosa avviene qui? Tecnicamente si chiama flat track machine, quindi banco prova su nastro piano, ed è proprio questa la particolarità. Lo pneumatico in fase di test poggia su una superficie piana che quindi riesce a replicare in una maniera molto più fedele la strada, il nastro d'asfalto su cui poi le nostre gomme in condizioni reali andranno a funzionare. Il bello è che posso rilevare e poi misurare tutte le prestazioni tipiche di uno pneumatico in tutte le condizioni di utilizzo che poi si verificheranno nella realtà. E quindi intanto applichiamo un carico verticale, quindi un peso che andrà a gravare sulla ruota, che poi sarà quello dell'automobile, ma non solo, riesco a simulare la coppia frenante o la coppia che si sviluppa in accelerazione, ma anche gli angoli di camber e gli angoli di sterzata. Non c'è tregua per questi pneumatici. Questo tipo di test si utilizza per tutti i prodotti Pirelli di alta gamma, quindi pneumatici ad alte prestazioni, ma pensate anche per le mie amatissime gomme di Formula 1. Pazzesco, anche loro prima o poi, sì, sono passate di qui. E intanto vediamo in tempo reale tutti i numeri che restituisce la macchina durante il suo funzionamento. Per ogni azione che viene simulata e impressa allo pneumatico otteniamo un parametro che poi sarà utile per essere comparato, per esempio, con un altro modello di gomma, oppure per andare ad alimentare un simulatore, che però non è mica come quello che avete a casa vostra, leggerissimamente diverso. Sì, perché con un gioiellino come questo si possono mettere alla prova modelli di pneumatici che non sono ancora stati creati nella realtà, ma che sono solo dei modelli matematici, di numeri, virtuali. Per di più, li si possono provare su circuiti reali, ma su automobili che non esistono ancora, cioè su modelli di auto che arriveranno soltanto nel futuro. I numeri da dare in pasto al simulatore per riprodurre questa realtà possono arrivare dal laboratorio di sperimentazione che abbiamo appena visitato, oppure anche da modelli totalmente teorici e quindi virtuali. Insomma, si può replicare fedelmente la realtà stando comodamente seduti qui, grazie alla tecnologia. Adesso però scusate, ma io, col vostro permesso, una guidata me la faccio. Devo ammettere che il livello di simulazione è eccezionale e in effetti qui vengono a guidare veri collaudatori, veri piloti. Pensate che soltanto qui a Milano si fanno qualcosa come 100.000 chilometri di test all'anno. Pazzesco! Un'attività fondamentale non solo per sviluppare le nuove gomme in maniera virtuale, ma anche per allenarsi in vista delle sessioni di test in condizioni reali. In questo caso, per esempio, sono a Vizzola Ticino, sulla pista della Pirelli. La cosa fantastica del virtuale è che ci permette di assistere anche a test di sviluppo a migliaia di chilometri di distanza in tempo reale. Ora ci siamo collegati con il team del simulatore Pirelli Germania e possiamo anche dirgli di partire. Sono al Nürburgring sulla Nordschleife e quindi ok, now you can go, giù tutto. E sono pure partiti. Bello, non avevo mai fatto partire una supercar all'Nürburgring così, a distanza.
tutti gli enormi macchinari per test dinamici indoor che vi ho fatto vedere producono inevitabilmente, muovendosi, un'enorme quantità di vibrazioni che non devono essere trasferite in nessun modo agli pneumatici in fase di test, perché sennò andremmo a inficiare tutta la raccolta dati, tutta la sperimentazione. Per evitare il problema, ogni macchina poggia su un enorme basamento in cemento armato che fa da zavorra, che però è sospeso, guardate, su dei veri e propri cuscini ad aria, a loro volta incernierati su altri basamenti in cemento armato. In questo modo tutte le vibrazioni negative vengono scaricate verticalmente e sottoterra. Dovete pensare che qui siamo scesi di un ulteriore piano rispetto a dove vengono effettuati i test. Avevo promesso di portarvi nelle viscere della terra. Beh, spero di avervi accontentato. Qui siamo a 15 metri immersi nel suolo. Io una cosa del genere non l'avevo mai vista. E voi? Ci farai quasi quasi le fondamenta di casa mia, così è bella molleggiata. Adesso ve lo devo chiedere, vi è piaciuta questa nuova puntata dedicata alle industrie speciali? E soprattutto, sapevate che a Milano la Pirelli aveva un laboratorio così strategico, importante e segreto? Se vi va, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo al prossimo episodio, chiaramente su automoto.it. Io adesso rimango ancora un po' qui a capire quale sia la mescola più adatta, fino a che non mi scopro.